Ora occupiamoci del South by Southwest Festival, rassegna musicale che si è svolta in Texas e dove l'Italia è stata rappresentata da Elina 77. Il gruppo torinese ora prosegue il tour internazionale tra Spagna e Portogallo. Ma vediamo il nostro servizio sul festival americano e sentiamo proprio le voci dell'Elina 77. Si è svolto ad Austin in Texas dal 15 al 19 marzo il South by Southwest Music and Media Conference. Il più autorevole punto d'incontro per professionisti del settore musicale del continente americano ha raccolto in 5 giorni più di 1300 concerti, oltre 200 stand di management, promoter, etichette discografiche e decine di conferenze ed interviste pubbliche. Are you ready for a rock and roll show? Pop, jazz, country, blues, reggae, hip hop, rock ed elettronica. Tutti i generi musicali hanno trovato spazio sugli oltre 50 palchi affacciati su Sixth Street, la strada principale della capitale texana. La 20ª edizione dell'evento statunitense ha visto la presenza di oltre 10.000 visitatori, provenienti da ogni parte del mondo per assistere alle esibizioni di artisti tra cui Beastie Boys e gli attesissimi Arctic Monkeys. Dopo la partecipazione alle passate edizioni di Carmen Consoli e degli Avon Travel, quest'anno l'unica band in rappresentanza dell'Italia ad Austin era nell'Elina 77. Noi siamo qui grazie alla fondazione Arezzo Wave che insomma ha avuto la bontà di sceglierci come rappresentanti della musica italiana per questo avvenimento qui. I Elina 77 sono stati protagonisti di un concerto energico allo Spiros Club, dove hanno presentato alcuni brani tratti dal loro ultimo album, Available for Propaganda, registrato proprio negli States. Io è andata! Tra il pubblico presente alla serata anche alcuni studenti di italiano dell'Università di Austin, che nel pomeriggio avevano incontrato da vicino la band torinese. We are Linea 77 from Italy! Hanno invece dovuto annullare all'ultimo momento la loro annunciata partecipazione al festival di Subsonica. We are Subsonica. I Subsonica che dovevano venire qua a Austin poi non sono più venuti, li salutiamo, ciao raga, state bene a casa, che anche noi ce la godiamo qua. Grazie, ciao. Occasione di scambio e confronto tra addetti ai lavori, il South by Southwest è anche una vetrina mondiale per chi cerca l'occasione di far conoscere il proprio talento. Proprio da Austin negli anni scorsi sono emersi grandi nomi di successo come Norah Jones, The Strokes, Franz Ferdinand e White Stripes. Anche quest'anno la scena musicale ha proposto artisti più o meno famosi del panorama mondiale, da Corinne Bailey Rae, prima in classifica in Inghilterra, a Juliette and the Licks, passando per gli emergenti Morningwood, Sweetheart e OK Go. Io sarei molto contento se ci fosse un festival del genere anche in Europa. L'atmosfera che c'è qui, la semplicità con cui si incontra la gente, con cui si parla, con cui si va a vedere i concerti, il fatto di trovarsi spalla a spalla con gli artisti anche preferiti, tutti molto disponibili e disposti anche e soprattutto a scendere di livello pur di suonare qui, è una cosa che in Europa ancora non ho trovata. Le più importanti personalità del mondo dell'industria musicale hanno condiviso le loro esperienze in decine di workshops e dibattiti. Daniel Young, che ha raccontato il progetto del nuovo film concerto Heart of Gold, a Morrissey, che ha presentato il nuovo album Ringleader of the Tormentors con un esclusivo concerto alla Austin Music Hall. Il festival di Austin deve il suo successo anche alla città universitaria che lo ospita fin dal 1987, sede di un'intensa attività culturale tutto l'anno. Austin's cool. The other ones aren't so cool. This is kind of like, I think, a haven for progressive-minded people and like culture that you don't really find anywhere else in Texas. Whatever goes, you see people with small different cultures and everyone appreciates it here. Everyone loves life in Austin. It's really special. Nei suoi 20 anni di vita, il South by Southwest è cresciuto tanto da diventare, da raduno per poche centinaia di etichette e musicisti statunitensi, la data più importante nel calendario di appuntamenti dell'industria musicale oltreoceano e non solo. Secondo me bisognerebbe riuscire a portare in Italia, in particolar modo, la capacità che hanno di organizzare delle cose che sono comunque decisamente complesse, proprio da un punto di vista organizzativo, e che in qualche modo vedono il nostro paese escluso.